Prego. Questa è una serie di partite di sofferenza, però tuttora importante, perché la squadra deve contro, secondo me, una buona squadra. Poi il VAR funzionava, per fortuna, però dico, insomma, la squadra oggi è stata una partita di sofferenza. Una partita di carattere, di spessore, non siamo stati bravissimi nel saper gestire meglio certi frangenti la gara, perché secondo me si poteva incrementare il risultato e quindi soffrire poi meno. Temevo questa gara, ancor più dalla partita con il Torino, perché purtroppo un nostro limite è un po' questo, e quindi da questo punto di vista bisogna sempre tenere tutti sulla corda. E, come dire, mi spiace un po' per certi versi, perché vorrei parlare molto più di calcio e meno di attenzione, determinazione, atteggiamento, però questo ci deve insegnare ancora una volta qualcosa. Abbiamo ottenuto 3 punti importanti, ma questi 3 punti avranno significato nel momento in cui riusciamo a limare e a capire che cosa e come si deve fare per crescere, e ci sono ancora molti passi da fare. Parecchio lavoro, quindi questa sosta adesso ci servirà proprio in questo senso, ma non perché ci si deve rilassare, ma proprio perché bisogna acquisire quell'atteggiamento che è fondamentale in ogni gara. E oggi abbiamo sofferto, abbiamo fatto fatica, ma questa sofferenza deve essere ripagata meglio, e noi in questo dobbiamo ancora crescere. Un sagolo importantissimo, soprattutto studiate i 3 punti che parlava per lui personalmente, per come ha vissuto questi due adesso con tutte le voci di mercato. E poi le dico quanto lei è felice quando vede un giocatore come Lander e il Bari così in partita subito senza riscaldamento e fare, secondo me, una grossa prestazione. Assolutamente sì, Lander dimostra ancora una volta, se ce n'era bisogno, di essere un grande professionista, soprattutto un atleta che sa riconoscere i propri limiti e riesce sempre a mettere in evidenza invece le proprie qualità. Questi sono pregi di ottimi giocatori. È chiaro che quando ti trovi dopo mezz'ora a dover fare 2 sostituzioni forzate, fai fatica a incidere con i cambi, perché purtroppo sei costretto a fare cose che magari in maniera preventiva avresti voluto fare differentemente, però coloro che sono entrati sono stati bravi. È stato bravo Baglia, è stato bravo Lander soprattutto, e lo stesso Crisiti, che ha fatto il suo dovere. Oggi ero in dubbio se farlo giocare dal primo minuto oppure no. Alla fine ho fatto una scelta diversa, ma sono contento che sia entrato e abbia contribuito a questa vittoria. Su Goffi, felice chiaramente, perché il suo gol ha voluto dire 3 punti. Anche lui è uscito poi perché era stanco, era affaticato, e anche nell'ultimo cambio sono stato praticamente costretto, no? Non ho mai potuto fare una scelta, come dire, libera tra virgolette, però sono contento per lui, perché comunque è un ragazzo che ci prova sempre, un ragazzo che ce la mette tutta con tutti gli errori che si possono commettere, che non mi spaventano, anzi, come spesso gli dico, a me piacciono i ragazzi che sbagliano, perché sbagliando, avendo quell'intraprendenza che è necessaria, è positivo. E quando tu sbagli solo perché limiti il tuo raggio d'azione cercando di fare il meno possibile, che non funziona, non va bene. Che cosa desidera un allenatore? Buonasera. Che vede 3 giocatori che potrebbero partire, si parla di mercato, no? Masina, così come Don Sacco, così come Cristian Piccano, disputato una partita da protagonisti, vuol dire che magari senza pressioni danno il meglio di loro, non lo so, come legge lei? Ma dico che sono dei professionisti, e quindi, come ho detto prima poc'anzi, se io so di avere la possibilità di andare a giocare da qualche parte con qualche squadra più forte del Bologna, quantomeno più prestigiosa del Bologna, è chiaro che questa possibilità me la gioco attraverso le prestazioni. Se io faccio una prestazione oggi sotto livello e c'è qualcuno che sta pensando di potermi prendere, magari ci ripensa un attimino, no? Quindi ogni giocatore deve avere questo tipo di pensiero, no? Che è sempre quello di dare il meglio e il massimo di se stesso. Poi dopo quello che sarà il futuro
lo vedremo, lo valuteremo. È chiaro che qui a Bologna le braccia sono aperte per tutti, poi ci sono delle necessità, ci sono delle situazioni che vanno, come dire, gestite in un certo modo, ci sono anche delle volontà da parte dei giocatori di fare scelte anche diverse, quindi al limite del possibile per il bene del Bologna faremo tutto quello che sarà necessario. Ma ha trovato lei con Poli un giocatore utile davanti alla difesa? Perché insomma, non ha quasi mai giocato in quel ruolo, già fatto abbastanza bene. Sì, ha trovato gli allievi, mi diceva. No, ma è un ragazzo disponibile, questo mi serve, mi serve che ci sia disponibilità. Quando uno mi dice, mister, non c'è problema, prima viene il discorso della squadra e poi il mio individuale, già capisci che sei sulla strada giusta. Poi dopo è chiaro che nell'interpretazione uno può dare qualcosa in più, qualcosa in meno, però già quello è un'ottima base di partenza. Al di là del discorso VAR, che insomma, vabbè, insomma, ha salvato, no? Mi piace questa parola, perché se succedeva il contrario bisogna farsene una ragione, se no siamo ancora al solito tran-tran. Cioè, nel momento in cui c'è uno su che guarda uno schermo e valuta e dice è fuori gioco, è gol oppure non è gol, chiaro che sei amareggiato, perché ti vedi sfuggire la possibilità di recuperare un punto o di fare tre punti, però devi farti una ragione, finisce lì. Cioè, quando sento la gente che dice ladri oppure dice all'arbitro parole ingiuriose, lo trovo di una stupidità incredibile, una maleducazione totale, no? E quindi, anzi, di lui la certezza che la decisione è corretta. Cioè, nemmeno di fronte a quello, allora uno dice vabbè, allora fate come volete. Al di là di scorso, quello che non era la domanda, quali fantasmi della scorsa stagione hai rivisto nel finale? No, come finita? No, beh, ma è logico che quando arrivi in una situazione del genere, come dire, l'avversario butta il cuore oltre l'ostacolo, no? E cerca di dare tutto quello che può, rischiando anche, e noi dobbiamo essere bravi a cogliere queste situazioni e sfruttarle meglio, perché abbiamo avuto due o tre situazioni dove veramente con un briciolo di personalità e di intraprendenza si poteva chiudere la partita, in questo dobbiamo ancora crescere. Poi se le cose succedono, se devono succedere, succedono, inutile stare a fare discorsi a ritroso. Ultima per me, situazione, sensazioni sugli infortunati, cioè state cose, si sono fermati in tempo o faccio qualcosa? No, allora Maietta, è chiaro che sono tutti da valutare, Maietta dopo due minuti di gioco è già usato, Trosidi si è avuto quel problema anche loro, è chiaro che sono due problemi molto probabilmente muscolari. E adesso l'entità chiaramente facciamo fatica a saperla, e la sapremo solo nell'arco di un paio di giorni. Per quanto riguarda la USA non c'è assolutamente nessun tipo di problema, però insomma abbiamo dato via Castaldello e adesso abbiamo perso, tra virgolette, Maietta che è un centrale e Torosidis che è un altro possibile centrale, quindi però insomma abbiamo tempo di recuperare tutti. E riguardo